È un percorso che è iniziato oggi con il tavolo, la cabina di regia che riunisce tradizionalmente le principali associazioni di categoria, proseguirà a partire da domani ogni giorno per singoli settori. Entreremo quindi nel dettaglio delle diverse filiere produttive, domani meccanica, automotive, trasporti e poi a seguire altri appuntamenti in modo che così cercheremo di raccogliere idee, suggerimenti, proposte, scambiarci idee per costruire questi passaggi, portarli sul tavolo nazionale e poi adattare anche le decisioni, le linee guida nazionali che verranno dal governo per la riapertura e farci trovare pronti per adattarle sul territorio abruzzese. Noi abbiamo proposto al governo, insieme alle altre regioni, di dare priorità al settore, a tutte le filiere produttive che esportano verso l'estero, che hanno prevalentemente mercati esteri, perché lì si tratta di difendere il Made in Italy, si tratta di difendere il futuro dei nostri mercati all'estero e delle nostre imprese che lavorano con l'estero, che altrimenti vengono rapidamente sostituite da altri soggetti, di altre nazioni, da altri competitori internazionali. E altro settore su cui abbiamo segnalato al governo una priorità sono quello dei cantieri edili e soprattutto quelli che si fanno all'aria aperta, i cantieri stradali, l'edilizia in generale è sicuramente più possibile lavorare in sicurezza rispetto ad altri luoghi chiusi dove le persone si affollano. Il turismo chiaramente sarà particolarmente attenzionato perché l'Abruzzo all'interno del PIL ha un ruolo importante e è quello che ha avuto danni al 100% nell'immediato e quello che forse nel futuro avrà più ritardo a partire. Quindi vanno attenzionati tutti i vari segmenti di turismo perché oggi il turismo non è solo quello ricettivo, quello alberghiero, sono tanti fattori di cui bisogna tener conto insieme al turismo. Teniamo attenzionato un altro segmento importante che è quello dei balneatori, perché se è vero come è vero che in Abruzzo, in Italia, l'80-82% del turismo è sicuramente quello, è il mare, quindi è quello estivo, è chiaro che dobbiamo partire dalla ripresa proprio da quel settore, perché si arrivi ad una apertura forse, possibilmente per il 1º giugno. L'Abruzzo ha la capacità di far ripartire una macchina che stava finalmente trovando un ingranaggio ottimo e quindi dobbiamo accompagnare questo ingranaggio.